Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere questo attrezzo qua che come vedete è cablato al momento così al volo. E che cos'è? Questa antenna sta comunicando da quella parte per ricevere un segnale. Vi farò vedere un po' un attimo il cablaggio, ma soprattutto parliamo di che cos'è questa antenna. Come vi dicevo, questa antenna qua, che è della Adalove, mi è stata mandata per testarla. In verità io non devo fare questi 10-15 metri che ci sono da questo tetto alla casa dove effettivamente arriva internet, ma in futuro dovrò andare fino qua, fino al capannone in cui abbiamo gli attrezzi per implementare già la rete che abbiamo di videosorveglianza. Questo cosa significa? Che io potrò usare un internet solo, cioè quello che ho in casa, per comunicare direttamente con le telecamere che sono al capannone. Perché queste antenne, che come vedete sono abbastanza alte, hanno la capacità, dicono, di 3 km. Quindi in un video successivo testerò questa cosa. Nel frattempo vi posso dire che con il cablaggio che ho fatto, la videosorveglianza che c'è a questi 15-20 metri già funziona. Quindi non vado ad utilizzare il wifi della telecamera, bensì un cablaggio in modo che la telecamera funzioni con queste antenne, quindi con una potenza maggiore e una portata maggiore, anche perché ultimamente con il brutto tempo queste telecamere che ho installato a volte saltano e quindi non funziona bene il wifi e perdo segnale. Dunque, questa qui è l'antenna, vedete la marca, e qui di fianco abbiamo un pannellino che ci dice esattamente la potenza del segnale, se è acceso o spento, se sta comunicando e su che rete sta comunicando, perché ha quella più potente e quella meno potente anche a seconda di quello che dovete utilizzare. Qui sotto avete il pannello che con tutte le sue scritte su come funziona il collegamento, perché questo pannello qua ci dice un po' dove infilare i cavi. I cavi sono cavi LAN. Questo cavo LAN, nel mio specifico caso, da qua, adesso non prenderà più l'antenna sicuramente, da qua lui scende, va nel suo alimentatore con il cavo blu e col cavo giallo poi va su fino al collegamento della nostra telecamera. La telecamera, vedete lì, ha quelle antennine che però dietro il muro non riesce a prendere bene quando c'è brutto tempo, fin là dove c'è la nostra seconda antenna. Come vi dicevo, la rete al momento non è cablata nel migliore dei modi e vediamo adesso un po' cosa ci arriva nel kit. Vedete, da questa parte ho il mio ricevitore, là in fondo si monta l'antenna e io voglio arrivare fino a là in fondo. Questo qui è veramente il trasmettitore con il suo cavo che arriva poi al DVR e a internet. Quindi nel mio caso cavo blu che va direttamente all'antenna trasmettitore, cavo grigio che va al router wifi nonché al modem 3G, perché in questo caso non abbiamo ancora la DSL. Il cavo giallo poi va direttamente nel DVR del Reolink. Quindi abbiamo visto che funziona almeno sulle breve distanze, vedremo sulle lunghe distanze. Comunque, cosa ci arriva in confezione? Ci arrivano le due antenne che poi andremo a decidere noi qual è il master e qual è lo slave, quindi qual è il trasmettitore e qual è il ricevitore. Hanno anche i coperchi qua in fondo in modo da avere una protezione comunque contro l'acqua, perché questi staranno all'esterno, quindi la protezione dei due. Poi ci arrivano gli alimentatori che hanno i due ingressi per i cavi LAN, quindi un alimentatore a testa, e
E poi ci arrivano purtroppo però solo due cavi LAN, quindi gli altri due ce li dobbiamo procurare noi. Io ad esempio ho comprato un cavo LAN da 5 metri, che se volete vi lascio il link, un cavo LAN da 5 metri, però nulla vi dice che magari ce l'avete già in casa per qualche motivo. Come vedete le nostre antenne hanno sia dei buchi sia qua una parte rotonda. Perché? Perché queste due antenne, oltre ad arrivare, vabbè, con la loro scatola, con la scatola di istruzioni, a me purtroppo sono arrivate solo in tedesco, potete metterla o con le fascette, quindi passare la fascetta qui in mezzo e fascettarla ad un palo, oppure, se non avete il palo, arrivano anche le staffe. Qui sono altri cavetti che avevo io. Arrivano anche le staffe da muro, quindi staffe da muro e altre fascette e tasselli e quant'altro. Queste staffe da muro sono anche orientabili, quindi avete tutto il kit. Esattamente quindi a che cosa serve questo kit, queste antenne, per trasportare, scusate, un segnale wifi da qualche parte. Da qualche parte cosa si intende? Qua adesso poi magari vi metto una foto o comunque vi lascio in descrizione ovviamente il link e anche i manuali. Cosa può fare? C'è una parte dove c'è un internet o un qualcosa e trasformarlo in può arrivare a un computer, può portare da un router a un altro router, può portare a una o più telecamere o più telecamere singolarmente. Quindi ad esempio qua questo trasmette a tanti ricevitori con le telecamere, oppure tre master su tre slave diversi. Quindi potete un po' giostrarvela come volete. È un IP65 e fa molto 924 watt, volte, scusate. E ha un guadagno di più 45, se non sbaglio. Comunque dovrebbe arrivare sui 3 km e promette fino a 900 megabit per secondo, 1000 megabit per secondo. Quindi insomma, tutto da testare. L'ho testato e ho visto che funziona. A una ventina di metri il segnale è ottimo, stabile e l'antenna, questa qua che vi ho fatto vedere qua di fianco, e dava il segnale pieno, quindi non ci sono problemi di sorta. L'unica cosa, potevano pensare magari di aggiungere qualche cavo in più. Detto questo, fatemi sapere la vostra, io lo testerò poi più avanti per arrivare fino al capannone, così da tenere un internet invece che due, quindi pagare di meno. Vi lascio il link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona giornata a tutti.